Salve ragazzi e cari amici del web, quest'oggi parleremo di un argomento molto importante per tutti gli appassionati di Bitcoin e soprattutto per quelli alle prime armi, perché c'è molta gente che ancora mi chiede: ma Andrea, che cos'è il Bitcoin? Non solo gente che ha appena incominciato, per cui questo qui lo chiamerò video numero 1, ovvero il video che tutti dovrebbero vedere quando ancora incominciano a interessarsi dell'argomento, però non hanno ancora le idee ben chiare. Quindi questo argomento qua verrà trattato in maniera molto semplice, perché proprio mi propongo di spiegare il Bitcoin a chi ancora, diciamo, c'ha le nuvole nella testa e non è riuscito a capire bene che cos'è il Bitcoin, qual è la sua utilità e qual è la sua portata. Allora, incominciamo con il dire che il Bitcoin è una moneta virtuale. Virtuale, cos'è il virtuale? Virtuale è un qualche cosa che non è tangibile. Non ha nessuna corrispondenza, non ha un valore fisico e non ha corrispondenza con valori ancorati a qualcosa che sia tangibile. Per cui il vero valore del Bitcoin è dato esclusivamente dalla domanda e all'offerta, per cui un domani ipoteticamente potrebbe non valere niente, quando non interesserà più a nessuno, non ci sarà più la domanda, quindi il Bitcoin potrebbe non valere niente. E uno vi dice: ma allora Andrea, tu ci proponi un qualche cosa che non ha, può non avere un valore. Questo è vero, però qualsiasi cosa, il prezzo di qualsiasi cosa è regolato proprio dalla domanda e dall'offerta. Per cui il dollaro ha un suo valore, ma è stampato su dei fogli di carta. Non è che tu da qualche parte tu disponi di 100 dollari e qualcuno garantisce un controvalore in oro su quei 100 dollari quando glieli riporti. Se un domani il dollaro non dovesse interessare a nessuno, non varrà niente. Come è successo nella Germania di Weimar all'inizio del Novecento, dove il marco, tu per andare a comprare un francobollo ci volevano milioni di marchi, perché non era stato inflazionato. Per cui nessuna cosa ha un valore assoluto intrinseco. Il valore delle cose è dato esclusivamente dal fatto che hanno una certa richiesta, sono, diciamo, anche loro stesso ha un valore perché interessa a qualcuno. Un domani che non gliene interesserebbe niente a nessuno diventerebbe come la cacca, cioè non, qualcosa che se me la dai la prendo, se non me la dai non la prendo. Per cui il Bitcoin ha un valore, diciamo, che viene assegnato esclusivamente dalla domanda e l'offerta. Però questo non deve spaventare. Un'altra cosa: le cose rare in genere hanno più valore, non è una regola fissa, però in genere è così. Per cui il Bitcoin è limitato, il limite teorico circolante di Bitcoin è 21 milioni, però è molto di meno perché gran parte di questi 21 milioni devono essere ancora estratti figurativamente, perché non c'è una miniera, è un lavoro che fanno i cosiddetti miners, e di disponibili ce ne sono circa 16 milioni, però anche lì bisogna capire. Si dice che un 25% dei bitcoin sia andato perso, per cui non potranno più tornare in circolazione. Quindi abbiamo un bene molto limitato che interessa a tutti, perché diciamo siamo giunti in quel momento epocale, come quando dall'oro si è passati alle banconote, cioè è un cambio della moneta epocale, e sono quelle poche invenzioni che avvengono ogni 3.000 anni che vanno a stravolgere quello che è l'elemento di scambio che utilizziamo tutti noi. Per cui il vero valore del Bitcoin è che è limitato, interessa tantissimi perché viene utilizzato in molte applicazioni, ha un grande consenso e c'è sempre più gente che vuole accaparrarsi questa piccola quantità di Bitcoin, una sua quota, un suo Bitcoin. Quindi il suo valore è sempre tendenzialmente ad aumentare, perché la domanda aumenta sempre di più e
Chi ce l'ha vede che tende ad aumentare, per cui fa il cassettista, lo tiene a riserva, non lo vende, per cui è un bene che è allettante. E il grafico dimostra che in tutti questi anni il Bitcoin, chi ha avuto Bitcoin e li ha tenuti lì, c'è sempre guadagnato, sempre. Se io tutti gli anni che mi avessero detto, Andrea, il Bitcoin sei pazzo, è arrivato a 500 euro per un Bitcoin, ma siamo impazziti. Vendi, vendi a 1000 euro, ti dicono no, vendi, è in bolla, vendi tu, non speculare. Poi è arrivata a 2000 euro ancora, no, vendi, il Bitcoin è una roba virtuale, non vale niente. Poi è raddoppiato, adesso siamo a 4000. Per cui il valore, come tutte le cose, hanno valore se suscitano interesse e suscitano attenzione. Ecco, questo è tanto per riuscire a chiarire l'argomento. Potrebbe non avere in futuro così grande interesse il Bitcoin e non interessare più a nessuno. Siccome il fenomeno è appena incominciato, il Bitcoin interessa a una persona su 1000, interessa veramente e lo utilizza, è un qualche cosa di nicchia. Possiamo immaginare quando è uscito Android, che si sono divulgati i primi smartphone come fenomeno di. Io avevo già lo smartphone 10 anni prima che c'era Android. Comunque, un fenomeno. All'inizio c'è stato qualche interessato di tecnologia che aveva il suo smartphone, il touchscreen. Nei negozi se ne vedevano i primi, non avevano neanche su Android. Se ne vedevano qualcuno aveva il touch, funzionavano lenti, così, però diciamo c'era internet, le sue cose le faceva. Però tanti ti guardavano con questo tema, insomma, non è una cosa. Però essendo un qualche cosa di innovativo rispetto a un telefono con la bottoni, si è capito subito che la cosa avrebbe avuto grande successo, per cui la cosa si è da quel momento che lo smartphone lo avevano una persona su 1000 che potevo essere io. Siamo arrivati ad un momento che quando tu ne vedi uno che non ha lo smartphone, dici, ma quello là non è uno che vive sulla Luna, non è uno di noi. Ecco, per cui il Bitcoin ha adesso incominciato a interessare, anzi proprio, se devo dirlo, come sto guardando anche le implementazioni del Bitcoin, quel giro di interesse, il business che si è creato dietro. In tutti questi anni abbiamo sempre avuto un incremento del Bitcoin in maniera molto vistosa, come andamento di prezzo, è sempre salito in maniera molto vistosa e ha fatto fare grandi guadagni a tutti. Però il vero boom del Bitcoin si sta per apprestare nel 2018. Il 2018 sarà, lo è stato il 2017, però a vedere quelli che sono i rumors circa l'argomento, il parlare, la gente entusiasta, il 2018 sta scoppiando, sta saltando fuori di tutto e di più, applicazioni, siti, verranno sostituite veramente le monete tradizionali per l'e-commerce, per cui le implementazioni del Bitcoin sono in corso, sono vive e stanno per esplodere. Ogni giorno si parla sempre più di Bitcoin. Ci sono anche delle statistiche interessanti: più la gente cerca Bitcoin su Google, e più Bitcoin aumenta. Sembrano che le cose sono correlate. Quando aumentano le ricerche di Bitcoin perché la gente è successo qualche cosa, la gente gli entra nella mente la parola Bitcoin per curiosità, va a vedere, a informarsi, la gente si informa, capisce che qualche cosa di intrigante e acquista. Acquisti, siccome aumenti la domanda e la gente compra. Ad esempio, c'è stato nell'arco di quest'anno un hackeraggio. Un hacker è entrato nei computer che non erano con l'antivirus, che erano poco protetti, li ha criptati e ha chiesto un riscatto in Bitcoin. Tanta gente è stata dal computer bloccata. Bloccato, non questo riscatto in Bitcoin, è andata, ha cercato su Google Bitcoin che cos'era, che cosa non era, si
si è informata, il computer magari non ha pagato il riscatto, gli è rimasto bloccato uguale. Però ha capito, ha trovato la parola Bitcoin, ha visto che tanta gente semplicemente comprandoli, tenendoli lì, è diventata ricca, ha intrigato quella una persona sempre su mille perché di tanti sentono Bitcoin, sono ancora restii alle tecnologie non, e magari non mi interesserà mai neanche nulla del Bitcoin, non ci si avventano. Però quelle persone che seguono un certo tipo di argomento, che sono i smanettoni dei telefonini, i ragazzini, anche qualche persona anziana, io, mio padre se ne intende di applicazioni, di io che faccio software, lui se ne intende più di me. Se io devo chiedere una cosa su come funziona Contact, come funziona un social, qualche cosa di particolare, lui è lui l'hacker, sa tutto. Per cui ci sono anche persone di una certa, però questi sono casi rari. Diciamo, con il cambio generazionale, man mano che quelli di una certa età per motivi biologici si tolgono da questo mondo e subentrano gente giovane che è nata col telefonino in mano e nascerà già con l'idea della valuta digitale, per cui il mondo dei Bitcoin con il progresso, con l'entrata nelle nuove generazioni che ci andranno a soppiantare, farà sempre di più una impennata in avanti. Allora, finito questo era d'obbligo perché vogliamo parlare in maniera del Bitcoin proprio a 360 gradi, perché non mi prefiggo di fare un video corto, ma di fare un video che vi farà capire esattamente che cos'è il Bitcoin, per cui è importante anche capire questi preamboli che vi sto, di introduzione che vi sto dicendo. Il Bitcoin come funziona? Dov'è questa moneta? Diciamo, io ho delle, sì, ho dei soldi, io li posso mettere in un calderone qua, ho un calderone pieno di soldi, e da qualche parte sono custoditi. Ma io il Bitcoin come tecnicamente? Allora, tecnicamente come funziona? Io ho un wallet dove al suo interno, diciamo un borsellino virtuale, per parlare in termini più chiari, al suo interno io posso gestire questi bitcoin, posso ricevere, posso inviare dei bitcoin. E questo può essere su un telefonino Android, su un PC, su un dispositivo hardware dedicato. Si può configurare in diversi modi, non c'è un solo software, ce ne sono diversi, sono di pubblico dominio, che ti permettono di ricevere e di inviare questi bitcoin. Quando uno ti manda i bitcoin nel tuo borsellino virtuale, cosa succede? Nel giro di breve tu ricevi, vedi, ti dice che è stata fatta una transazione. Però questa transazione deve essere confermata, ci mette sempre un po' di tempo, è questione comunque di minuti, possiamo arrivare a un'ora, diciamo, ma a me me le sono sempre trovate confermate queste transazioni in maniera molto semplice. Se io dovessi perdere questo borsellino virtuale, cosa succede? Ho perso i soldi, perché se ho perso il borsellino, è chiaro, se perdo il borsellino ho perso i soldi. No, non è così. In realtà i bitcoin non sono nel borsellino virtuale, ci sono, dobbiamo capire che questo meccanismo qua è fatto in due step. Uno è quello del dispositivo che ti permette di interagire, ovvero con il sistema, ovvero il tuo portafoglio virtuale. Nel tuo portafoglio virtuale, quando tu vedi che ci sono dentro i soldi, in realtà il tuo portafoglio virtuale non è che gli contiene i soldi, i soldi rimangono nella blockchain. E uno dice: Andrea, questi paroloni, cos'è? Diciamo, è una catena che rimane, una catena informatica, che vi spiegherò benissimo come è fatta, che rimane distribuita in rete, diciamo su internet. Questa catena informatica possiamo pensare come un file che man mano va crescendo, come un record che ogni volta vado, un file che ogni volta vado ad aggiungere un record. Questo file è distribuito in rete, non ce n'è solo uno, è un file che viene duplicato di volta in volta su diversi computer sparsi per il mondo, per cui è impossibile che vada persa, perché
se io vado a distruggere, scoppia una guerra, che ne so, nella Corea del Nord, e lì ci sono dei computer, ma la blockchain, ovvero questo file con tutte le transazioni, è stato duplicato e distribuito su tutta la rete che partecipa a questo servizio. Com'è tecnicamente questa blockchain? È il registro di tutte le transazioni, per cui dal registro di tutte le transazioni è automatico che io posso sapere qual è la tua situazione attuale. Come funziona questa blockchain? Diciamo, è fatta di pacchetti. Questi pacchetti, siccome si parla di catena blocchi, blockchain, la possiamo configurare così. Noi abbiamo delle transazioni, queste transazioni a un certo punto, tu mandi i soldi a qualcuno, è chiaro che crei delle transazioni, vengono inviate al sistema, il sistema crea un blocco e lo aggiunge a tutti i blocchi che c'erano già precedenti, diciamo un file che ogni volta cresce di volta in volta. Questo file non è manomissibile perché ci sono dentro dei sistemi di controllo informatici per cui ogni blocco è incastonato tra altri due e ha anche una sua forma di controllo. La forma di controllo, vi spiego benissimo com'è. Noi ammettiamo di avere un pacchetto di dati che è la tua transazione. In informatica questi dati sono dei numeri. Immaginiamo che io questi numeri li vado a sommare tutti quanti, ottengo un totale, me lo segno lì, e questo totale qui diciamo è la forma di controllo. Se io questi numeri che rappresentano la tua transazione, diciamo, sono stati traslati 4 all'indirizzo tot, diciamo la tua transazione, io quel 4 lo vado a traboccare e ci metto 2, cambio il numero, sommando tutti i dati che compongono questa catena. Il dato di controllo, ovvero la somma, non è più la stessa e io mi accorgo che c'è stata una manomissione, per cui la catena è formata di un pacchetto dati che è la tua transazione e il codice di controllo. La catena che viene dopo viene calcolata concatenando il codice di controllo, verifica anche che il codice di controllo non è stato manomesso, per cui abbiamo tutto un sistema dove se uno va a toccare un qualche cosa in mezzo alla catena, matematicamente risulta. Vi ho fatto un esempio, il codice di controllo non è una cosa così banale come la somma di tutti i numeri, no? È un algoritmo molto più sofisticato, per cui la possibilità statistica di che quel codice di controllo lì possa essere manomessa rispetto alla somma di tutti i numeri è praticamente una cosa che non è fattibile, ci vorrebbe una potenza di calcolo talmente elevata che farà in tempo la Terra a scomparire, a finire mangiata dentro un'altra galassia. Per cui chi ha fatto questa cosa qui l'ha fatta in modo statistico, calcolando anche quali sono le possibilità di attacco informatico e di hackeraggio, per cui abbiamo una cosa sicura. Dove sicuramente, siccome girano tanti soldi, parliamo di Bitcoin, non è una questione di milioni di dollari, è una questione di capitalizzazione di miliardi di dollari, abbiamo cifre grosse. Per cui cifre grosse allettano tutti gli hacker, tutte le persone che di informatica ci capiscono, c'è gente che non dorme la notte come cercare di fregare, rompere questa blockchain, far qualche. Si sono studiati sorgenti, non ce l'ha fatta nessuno perché è una cosa fatta bene, siccome possiamo stare sicuri. Sulle altre criptovalute la mano sul fuoco io non ce la metterei mai, perché è veramente una cosa molto sofisticata e complessa. Chi ha creato questa cosa qui e chi è in grado di creare queste cose qui sono persone autistiche con un QI sopra i 150, per cui la loro intelligenza spazia a 360 gradi, sono persone che sanno la matematica meglio di un matematico, la statistica la sanno meglio di una persona che fa statistica. Non se ne intendo di informatica, però se devono scrivere del codice informatica lo scrivono meglio di un programmatore. Diciamo, chi c'è dietro questa persona qui, questa persona qui, abbiamo dentro una persona o più persone sotto lo pseudonimo
di Satoshi che non era o non erano uno sprovveduto. Ecco, dietro al Bitcoin abbiamo una leggenda, questo signor Satoshi, che dovrebbe essere lui l'inventore, però potrebbe anche essere che dietro lo pseudonimo si nasconda più di una persona, si celi più di una persona. Allora, parlando, quindi il sistema è abbastanza. Se voi perdete il vostro borsellino virtuale, potete stare tranquilli. Però uno mi dice: ma Andrea, però se io perdo il borsellino virtuale, sì, ne carico un altro, però allora se anche un altro ne tira giù dentro un borsellino virtuale, non è che ci trova dentro i miei soldi, no? Allora vi spiego un po' come funziona la transazione dei soldi e il vostro indirizzo. Il borsellino virtuale è solamente un gestore della blockchain. Voi avete un indirizzo Bitcoin, in realtà ne avete due, uno che è quello pubblico e uno che è quello privato. Quello pubblico è quello che voi dovete distribuire a chi vi deve mandare i soldi, è il cosiddetto corrispondente dell'IBAN bancario, ovvero il codice per cui dandolo a qualcuno tu via banca puoi ricevere un bonifico. Abbiamo questo codice qui che è pubblico e poi abbiamo un codice privato che è quello per cifrare e gestire il vostro borsellino. Questo codice qui privato non lo dovete dare a nessuno perché con quel codice lì privato voi potete rigenerarvi il vostro Bitcoin. Quindi abbiamo un numero, una cifra, un codice pubblico e una privata che dovete tenere solo voi. La cosa poi, per questioni di sicurezza e di privacy, si è andata a complicare ancora ultimamente, per cui non è neanche poi così semplice. Cosa è successo? Ci sono state delle implementazioni. Questi borsellini qua, di ultima generazione, diciamo, hanno un sistema che con una sequenza di parole ti riescono a generare questo codice per ricevere i soldi. Il vostro, diciamo, il vostro codice privato è anche quello pubblico da dare in giro. Come funziona questo sistema per rigenerare il vostro? Adesso devo trovare io una metafora per farvi capire bene questo sistema. Noi pensate a un sistema fatto di 12 parole, no? Non so, cane, gatto, topo, cucina, soldi. Voi avete una sequenza di parole, diciamo una frase, che sapete solo voi. Come fa questa frase qua a tirare fuori l'indirizzo vostro, la vostra chiave privata e l'indirizzo pubblico del Bitcoin? Immaginiamoci un algoritmo di questo tipo qua, no? Io ad ogni lettera assegno un numero, tipo C sarà 15, A sarà 13, a segno di numero. Io con queste parole qua prendo la prima parola, sommo tutti i numeri delle lettere, ottengo un numero. Poi cosa faccio? Faccio la stessa cosa con la seconda parola fino ad arrivare alla parola dodicesima. Io ottengo 12 numeri, che potrebbero essere, non so, 125, 3, 370. Allora, cosa succede? Io queste parole le ho trasformate in numeri. Moltiplico queste parole fra di loro e otterrò un altro numero grandissimo. Questo numero grandissimo, diciamo, vi potrebbe permettere, diciamo, potrebbe essere la vostra chiave privata e la chiave pubblica. Però non è ancora così semplice, sarebbe troppo. In realtà, con le 12 parole, per rendere più, diciamo, vi avevo detto che si era tentati di rendere la privacy ancora più forte, no? Perché un sistema. Cosa succede? In realtà, con quelle parole lì, tu non ricavi un indirizzo di Bitcoin, ma tu ricavi molteplici indirizzi, immaginate 2000, diciamo,
che sono tutti indirizzi associati a te. Immaginiamo che io, avendo fatto la moltiplicazione di tutti questi numeri, ho ottenuto il primo indirizzo e poi con un algoritmo matematico a questo indirizzo, diciamo, è un esempio, poi non è la cosa molto più scientifica, matematica, io vi faccio degli esempi analogici che siano analoghi, che siano facilmente da capire. Io dal primo indirizzo, diciamo, aggiungo 15, moltiplico per 3, divido per 2 e ottengo un altro indirizzo. Poi cosa faccio? Faccio la stessa cosa, aggiungo 15, moltiplico per 3, divido per 2, ottengo un altro indirizzo, così avanti, 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 avanti. Io otterrò ogni volta quanti indirizzi mi occorrono, ne posso ottenere diciamo 2000, quanti ne voglio. Ad ogni transazione il vostro borsellino virtuale si attiva e crea un altro indirizzo per ricevere e inviare soldi. Questo indirizzo diciamo, l'algoritmo vi genera una chiave privata e una chiave pubblica. Ecco, perché questo? Perché abbiamo detto che i vostri Bitcoin sono tutti sulla rete, queste transazioni che vengono concatenate su questi anelli. Uno, andando a vedere il vostro indirizzo, che corrisponde a un blocco, la rete, la blockchain è pubblica. Uno, andando a vedere un vostro indirizzo di Bitcoin, se lì arrivano più transazioni, potrebbe dedurre e farsi i cavoli vostri, perché potrebbe dire: ecco, guarda, questo qua ha ricevuto Bitcoin da quell'altro indirizzo che ha trovato in internet, che sa che è uno su Amazon che vende delle robe. Poi dopo questo qui l'ha mandato, ha spedito da lui questo qui in un altro sito che vende diciamo materiale per adulti. Cioè uno potrebbe monitorare un indirizzo, vedere tutte le transazioni e riuscire in qualche modo con dei punti di riferimento fissi, perché tanti pubblicano in internet il loro indirizzo per ricevere dei soldi perché fanno magari del commercio online. Uno in qualche modo ha deduzione, come il gioco quello di Windows che è il campo minato, potrebbe, dove te a deduzione, se ce la fai, riesci a capire dove c'è la mina, dove non c'è. Uno con questo sistema qui potrebbe in qualche modo riuscire a farsi i fatti tuoi. Per esempio, tu chiedi soldi di pagamento da uno, quello ti paga e poi per curiosità va a vedere nella blockchain a quell'indirizzo lì che altre transazioni ha fatto, a chi ha mandato soldi, quanta gente li riceve lì. Invece in questo modo rende la cosa molto più complicata, perché tu ad ogni transazione il tuo borsellino virtuale con quell'algoritmo che vi ho detto, lui genera un altro codice, diciamo un altro sotto borsellino per i pagamenti. Diciamo che la vostra applicazione crea, che possiamo definire wallet, crea in realtà molteplici wallet, però questo è tutto trasparente, in realtà te ne vedi uno solo, però ogni volta ti fornirà degli indirizzi, degli IBAN diversi per ricevere soldi. Se qualcuno dovesse mandare i soldi a un indirizzo già utilizzato, non è che vanno persi, perché tutti quegli indirizzi lì di wallet che vengono generati di volta in volta sono tutti tuoi. Se tu perdi il tuo borsellino virtuale, ti sei segnato le parole che hanno generato questo borsellino virtuale. Tu lo installi, se non è più quel telefono, lo puoi installare, se hai un telefono Windows Phone lo puoi installare sull'iPhone, su Android, non cambia. Questo algoritmo è stato standardizzato e meno male è utilizzabile su tantissimi dispositivi, lo puoi anche installare sul computer. A me è capitato una volta che in realtà dovevo utilizzare i miei codici per recuperare il borsellino virtuale, siccome l'applicazione che ho usato io me li aveva dati in italiano, tante volte l'italiano non è supportato. Nel borsellino che avevo provato io a recuperare quei soldi qua non me li dava.
L'ho installato nel computer con un'applicazione più diffusa che supportava evidentemente tutte le lingue e le ho recuperate lì dentro. Per cui non c'è nulla da temere, diciamo, ci sono. Oppure tu ti installi su un altro dispositivo lo stesso software che usavi per il tuo borsellino virtuale che è smarrito sul dispositivo che hai perso, così non hai neanche problemi di compatibilità, sei proprio sicurissimo che recuperi subito tutto senza fare neanche tante prove. Allora, se tu lo perdi, rimetti le parole nel nuovo dispositivo. Il nuovo dispositivo, lui prende tutte le lettere di ogni parola, le somma, diciamo, le somma, poi le moltiplica, le 12 cifre, le moltiplica fra di loro, fa il suo calcolo e da lì ti rigenera tutti i tuoi borsellini virtuali che avevi prima e recupera dentro il Bitcoin. Perché questi borsellini virtuali non hanno una password? Perché immaginiamoci a quante parole esistono. Noi facciamo una frase di 12 parole prese a caso. Dobbiamo moltiplicare diverse migliaia per diverse migliaia per diverse migliaia per diverse migliaia 12 volte. Non sembra, ma viene fuori una cifra notevole. Che a tentativi, andando anche col computer più veloce del mondo, non basterebbero 100 milioni, il sole si sarà spento quando avrò indovinato la frase che mi permette di rigenerare questo borsellino qua. Un'altra cosa, abbiamo detto, ho una chiave pubblica che è l'IBAN per ricevere soldi e la mia privata che non devo dare a nessuno che è il mio borsellino, no? Questa chiave privata che nei nuovi borsellini virtuali viene generata da queste parole, diciamo, con l'algoritmo, anche quella se qualcuno ce l'ha, riesce a fregarmi i soldi, perché è proprio questo il meccanismo. Però cosa succede? Siccome quella è molto lunga, è lo stesso discorso, fa in tempo il Sole a spegnersi, la galassia, la Via Lattea entra e si scontra con un'altra galassia, che andando a tentativi nessuno riuscirà mai a trovare un borsellino virtuale con dentro i soldi di qualcuno, per cui non è coperta da password, perché parliamo che queste cifre qua creano dei numeri al di fuori del nostro immaginario, abbastanza che non sono facili da indovinare. Poi, tra le altre cose, ammettiamo anche un sistema con la password, no? Io ho un sistema. Per statistica, io diciamo un username che potrebbe essere il mio nome, no? Andrea Bruno. Poi una password che potrebbe essere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Io ho l'username e dico per entrare devo avere l'username, però devo avere anche la password, per cui è doppia difficoltà. Però se io avessi un username e grande quanto l'username più password per entrare sarebbe la stessa cosa a livello di statistica. Se avessi solamente l'username Andrea Bruno 1234567 8, indovinare questo username avrebbe la stessa difficoltà che indovinare username e password in maniera separata. Per cui la password non serve, diciamo una cosa superflua. Sono investire in Bitcoin, allora, è un qualche cosa che può fare bene al nostro portafoglio. Devo fidarmi, c'è gente che mi propone, sono scettico. Questa è una bella domanda. Ovvio che se qualcuno ti propone di investire in Bitcoin è una fregatura. Quello chiaramente ti vuole babbare. Perché nessuno. Cioè, il bello del Bitcoin, che è un sistema decentralizzato, non ha un suo capo. Anche il signor Satoshi, se lui volesse entrare dentro, farla lui la gavola, dire adesso io un po' di. Facciamolo, faccio io l'hackeraggio perché Bitcoin, è mio, l'ho fatto io. No, lui ha fatto una cosa che è stata distribuita in rete, partecipa alla collettività, è anche inattaccabile da chi lo ha creato. Diciamo, è un sistema matematicamente perfetto.
Perché uno dovrebbe proporre a te di fare l'investimento quando tu il Bitcoin vai e te li compri per i cavoli tuoi? E già lì c'è sotto qualche cosa. Nessuno ti proporrà mai un investimento. Quando tutti questi, da tantissimo tempo ci sono catene di Sant'Antonio, sistemi per farti diventare ricco, compagnia bella. Sono tutte, truffe risapute. Però una volta la gente era ingenua. Poco si sapeva di schemi Ponzi, così tanta gente ci cascata in delle proprio in delle stupidate. Adesso la gente è un po' più scaltra perché c'è internet, legge di più, guarda e c'è più comunicazione. Una volta, mentre uno nell'arco della giornata parlava con 5 persone, adesso con il social tu parli, perlomeno leggi 100 persone. Per cui la gente si è un po' più, è più difficile da riuscire ad imbrogliare. Per cui cosa hanno fatto? Hanno preso i vecchi schemi di imbroglio, tutte le truffe, schemi Ponzi e tutto quello che era, e gli hanno aggiunto dentro la parola Bitcoin, per esempio, il piano di investimento trading, con 3% garantito, Bitcoin, chain. E la gente dice: capisci che tutta la prima parte è una gavola, però Bitcoin, cavolo, cerchi di vedere che tutti guadagnano sulla parola Bitcoin e dici: ah cavolo, però no, non è la solita cosa, è il Bitcoin questo. Diciamo, il Bitcoin viene utilizzato negli schemi machiavellici per babbare la gente perché è quella parola inibitore per il soggetto che deve essere babbato. Diciamo, quando tanti sentono la parola Bitcoin, per ingenuità, anche perché sono allettati facili guadagni, inibiscono la propria difesa ad essere babbati. Diciamo, si fanno babbare come degli allocchi perché questa parola Bitcoin ha proprio questo effetto inibitore. Ecco, per cui di recente ho anche letto una cosa molto singolare e una news: hanno fatto negli Stati Uniti dei fondi pensione in Bitcoin, e uno dice: ma ho fatto una gran cazzata, perché io devo prendere il fondo in Bitcoin da te quando il Bitcoin non appartiene a nessuno, vado, me lo prendo dalla rete e me lo tengo io, perché me lo devi gestire te? Perché questi qui che fanno trading online o questi gestori qui dei fondi, loro hanno delle fee, hanno una tassa che fanno pagare a chi usufruisce del loro servizio. Loro ti gestiscono, loro i Bitcoin se li prendono loro, li gestiscono loro, ma mica lo fanno gratis. E a volte si prendono di più di quello che uno ci si immagina. Io ho letto giusto oggi un articolo che in Italia è una cosa unica al mondo. Questi fondi qui di investimento, ci sono dei fondi, diciamo, la banca fa un pacchetto e ti dice: oh, guarda, i titoli tecnologici, mette dentro un po' di tutto, IBM, diciamo, società cinesi, quelle coreane, Samsung, ti fa il tecnologico. Poi c'è quello che ti fa, che ne so, le tigri asiatiche, quello che ti fa delle tematiche di nicchia, cioè ti fanno questi pacchetti di investimento. Tu, se tu vuoi, nella borsa te li potresti comprare te quelle quattro cose, te le tieni e te le gestisci. Loro non solo ti fanno pagare le spese di gestione, il fatto che sono loro, tu dici, tu non vuoi fare la fatica di entrare e scriverti in qualche sito che ti permette, o non so, il sito della tua banca che ti permette di, diciamo, ti costa troppo fatica, quindi te lo faccio io, ma quello servizio là te lo fa pagare carissimo. Cioè, tu alla fine su ogni operazione che fanno loro, cioè a te ti mettono dentro delle cose, dei costi. Inoltre, cosa che ho scoperto di recente, oltre a questi costi qui fissi, ti mettono dentro anche dei premi che si danno da soli. E questi premi che si danno da soli se li danno anche nel caso che il pacchetto azionario è andato in perdita. Cioè tu perdi, hai investito, hai dato loro i soldi per poter guadagnare a questi grandi esperti, geni della finanza, che fanno le previsioni, loro non ci azzeccano,
il tuo capitale è diminuito e in più gli paghi anche un premio, oltre ad aver pagato tutte le operazioni, dato il compenso per il lavoro che hanno fatto. È un po' così il sistema. Perché uno dovrebbe farsi il rifondo pensione in Bitcoin, quindi darlo a una società che te lo gestisce, solamente per farsi fregare tutti gli anni i costi di gestione, si prenderanno un premio, poi sono stati bravi, ti hanno fatto guadagnare il 300%, in realtà se tu il Bitcoin te lo comprerai da solo lo guadagnano ugualmente quel 300%, quindi metà se li prendono loro di quei soldi lì. Per cui è un po' così. Qualsiasi forma di investimento, chiunque ti proponga di comprare Bitcoin, è una gabola, per cui ti cercano di babbare. Questo è sicurissimo, perché la compra e vendita di Bitcoin non produce guadagno a nessuno. Cioè, se uno è interessato a te, si prende cura di te per farti guadagnare con tanto interesse, vuol dire che quello gliene viene qualche cosa anche a lui, quindi non è il vero Bitcoin, è uno schema machiavellico con dentro la parola Bitcoin. E questo ultimamente è diventato il sistema più in voga per babbare la gente su internet, perché su tutte le cose ormai la gente restia, sono lì, non gli tiri fuori neanche, non gli frega un euro neanche prendendoli a botte, non ce la fai più, però buttando dentro la parola Bitcoin, che adesso sta creando questo clima mistico attorno, perché è una cosa anche difficile da capire. Bitcoin ha l'effetto inibitore della propria difesa personale. Per cui uno, quando sta parlando di Bitcoin, dice: ah, però ho letto sul Sole 24 ore gente che aveva 5 Bitcoin, adesso ne ha a 20.000 euro. Cioè, per cui bisogna capire anche questo fenomeno per potersi difendere. Allora, se uno deve allora comprare Bitcoin, cosa fa? Lo può comprare da un altro che ha il wallet, però se è una persona che voi conoscete, fatelo. Se è una persona, un perfetto estraneo, però dovete conoscerlo e potervi, una persona che sapete che è affidabile. Se non è una persona, se è una persona che conoscete via internet, tu quello lì non lo conosci, è come: ah, ma io ce l'ho, è mio amico da 5 anni su Facebook, tu comunque quello lì non lo conosci, non sai chi è, comunque un estraneo, quindi è meglio non fidarsi. Ci sono dei siti che sono ormai tanti anni che sono online, qualcuno anche delle licenze, e sono siti famosi. Girano non milioni ma miliardi di euro, quantità industriale, non gliene fregherà niente di fregare a voi i vostri 5 10.000 euro. Parlo di siti come Bitstamp, ce ne sono altri magari anche più famosi, ma hanno delle commissioni da rapire. Io per esempio uso Bitstamp, ecco, tutti questi siti anche molto famosi, Bitfinex, non so, Kraken, tutti i siti in passato hanno avuto degli hackeraggi, perché non erano tanto, o forse sono stati loro a babbare i loro clienti. Per cui, quando tu compri il Bitcoin, anche a me è successo anche di recente, mi hanno fregato quasi 4 Bitcoin su Bitstamp, che è un sito che uso tuttora. Ho aperto il reclamo, devo capire cosa è successo. Comunque, comprare online è abbastanza sicuro, e poi tenerli lì i soldi, che non è sicuro. Tu puoi comprare, diciamo, i soldi su un sito, al posto che farteli mandare con il tuo codice pubblico, il tuo IBAN, farteli mandare nel tuo wallet e te li tieni lì. Tu, quando li compri, tu ce li hai nel loro wallet, tu li hai da loro e li visualizzi tramite il loro sito, come visualizzare un conto corrente bancario, non sono tuoi nel tuo wallet. Per cui è un po' come quando tu porti i soldi in banca, poi tu vai a casa, entri dentro e dici: ah sì, il mio conto corrente ho 5.000 euro. Non ce l'hai nel MOL, ce l'hai in gestione dalla banca. Se domani il tuo direttore di banca, di filiale, scappa col malloppo, ti ruba anche i tuoi soldi. O se la banca fallisce, guardiamo Monte dei Paschi, Banca Etruria, sono tutte lì. Cioè, non è che puoi dormire tranquillo
lasciare i soldi su un sito internet. Per cui quando li compri, la cosa importante è andare dentro. In tutti c'è l'operazione di prelievo, tu li prelievi, cosa succede da lì? Quando li prelevi, metti il tuo indirizzo pubblico e da lì te li spedisci. Dopo pochi minuti vedi che sono arrivati nel tuo wallet. Tu nel tuo borsellino virtuale ce li hai lì e li puoi gestire. Li puoi spedire una piccola parte, una frazione a qualcun altro. Puoi ogni tanto stare lì, te li guardi, ciao, che bello, sale su i miei bitcoin, ti baci il tuo borsellino virtuale. Però comunque senti di possederli. Quando sono su un sito internet, non hai mai la sicurezza matematica che nulla possa accadere. Ecco, quali sono i siti internet dove acquistare e quali ci posso e cosa ci possa essere dietro? Ecco, questo è una cosa. Il vero pericolo sta anche in questi dettagli qua, perché possono nascere siti da un momento all'altro che hanno una grafica bellissima con tutti i grafici in tempo reale del Bitcoin e di altre criptovalute. Ma non è detto che dietro ci siano delle persone serie. Tu guardi il loro sito, la foto, lo staff, vedi tutta gente messa bene, in camicia, tutti il direttore con la cravatta. In realtà c'è lì il sito, l'ha fatto uno che è un panzone, che sta lì in canottiera, tutto sporco di sugo, e non ci capisce. Lui l'unica cosa è che magari sa fare bene i siti internet, però per il resto non è che è un grande cervellone. Quando lui si ritrova con tanti bitcoin in mano, quello prende, chiude e chi si è visto, si è visto. Per cui bisogna comprare su siti di lunga data, siti affermati, per quello che è alle prime armi. Io sotto metterò un link, potete chiedere nel mio gruppo Facebook Bitcoin Italia, entrate nel gruppo, chiedete. Questo sito lo conoscete, posso, o su quale sito posso comprare Bitcoin e vedrete che noi, io o altri utenti, vi daremo qualche dritta. Ecco, è molto importante comprare i Bitcoin non da chi vi li propone, uno che vi propone già vi vuole babbare. Comprarli di vostra iniziativa e chiedere a gruppi di esperti come il mio. Dove meglio comprare Bitcoin per poter dormire sogni tranquilli. Una volta che avete comprato questi Bitcoin, ve li dovete portare a casa, quindi ve li trasferite nel vostro borsellino virtuale. I borsellini virtuali, un altro argomento da cui fare molta attenzione, non sono tutti uguali. C'è qualcuno che è fatto esattamente come vi ho detto io. Lui conserva una chiave vostra privata, che è quella che diciamo vi permette di accedere al vostro borsellino, è la chiave operazionale, quella pubblica per ricevere. È fatto così. Altri borsellini virtuali, in realtà tu ti sembra che funzionano allo stesso modo, in realtà è solamente una applicazione e i vostri bitcoin non stanno nel vostro borsellino, cioè il vostro borsellino, che in realtà poi vi avevo detto all'inizio che non contiene i bitcoin, li tiene sulla blockchain. In realtà è un'interfaccia non per guardare i vostri bitcoin nella blockchain e gestirli direttamente. In realtà i vostri bitcoin su alcuni borsellini sono su un sito, Pinco Pallino Coin, che ve li gestisce lui, c'è sempre lui i vostri bitcoin e potrebbe scomparire. Lui poi a sua volta è lui che ha l'accesso al blockchain, è lui che c'ha il vero wallet, che la... voi avete uno pseudo wallet, un finto wallet, che fa da sistema per impartire gli ordini ai vostri bitcoin che sono custoditi sul sito di quello là. Voi guardate, già sì, c'ho 10 bitcoin, li sposto, posso fare l'operazione, in realtà tutto viene gestito dal sito di quello là. Per cui è importante anche riuscire a capire se è un che tipo di borsellino virtuale avete, se è un borsellino virtuale che vi dà a voi l'esclusiva della chiave privata. Dovete proprio quando andate a cercare un borsellino virtuale interessarvi su quelli che sono veramente sicuri,
che hanno loro, che la chiave privata alla fine è nel vostro borsellino, l'avete voi e non ce l'ha nessun altro. Ecco, questo è comunque molto importante. Sempre nel nostro gruppo vi possiamo dare consigli, c'è tantissima gente, poi ognuno ha le sue teorie di quale è il migliore, non è il migliore. Io ho le idee molto chiare su quello che sia il migliore dal mio punto di vista. Dopo dipende anche se uno ha 2 o 3 milioni di euro in Bitcoin, si escogita veramente come custodirli in una maniera super sicura. Se le cifre sono relativamente basse, diciamo, potete usare anche Android o un PC con l'antivirus, potete dormire abbastanza, potete stare tranquilli, diciamo, ecco, un po'. Se non sono cifre, è chiaro che se si parla di cifre per voi, per qualcuno potrebbe essere importante anche 1000, che so, anche 10 dollari. Ecco, un po' con questo video spero di aver chiarito un po' questo argomento e il Bitcoin da qui in avanti non sarà più un qualche cosa di oscuro, di difficile comprensione. Questo video mi ero prefissato proprio di spiegarvi in maniera molto chiara come funziona tutto il meccanismo, per cui obbligatoriamente il video è durato molto. Ci sentiamo alla prossima, continuatemi a seguire, iscrivetemi al mio gruppo Bitcoin Italia, sotto metto il link. Siamo diversi amici, oramai anche un po' goliardici. Ci fa piacere vedere sempre gente nuova perché il nostro amore per i Bitcoin non è veniale, non è direttamente correlato alle opportunità di guadagno. Diciamo, è questa cosa che ci appassiona, ci tiene un po' tutti assieme. Comprate anche voi anche solo 1 euro in Bitcoin, giusto per poter dire che siete anche voi possessori di Bitcoin, e ci vediamo alla prossima.